nuovissimo video. Oggi siamo qua sul Fest 2016. Yes, on the road. In compagnia ovviamente di mio padre. Ciao. Abbiamo raggiunto subitissimo anche questa volta i 10 mi piace, quindi vi chiedo di raggiungerne altri 10 per fare un altro episodio in compagnia di mio padre. Questa volta adesso muoio. In questa volta siamo Spagna contro Italia. Io Spagna e lui Italia. Italia. Mi sembra la Spagna. Anche se non conosco nessuno. Quanti gol vuoi prendere oggi? 0. La volta scorsa 5 gol. Se non avete visto il video, andatelo a vedere perché è una sfida epica. Ovviamente si sapeva che vinceva papà, però ci ho provato. Vediamo che questa volta chi vincerà. Tu provaci sempre, devi dare un conosci. Ancora un po' di pazienza, ok? E si comincia. Ci troviamo, La partita di oggi è tra Spagna e Italia. Vai. Fabio Caressa, con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Ciao Fabio. Ahi, era possibile che non va a mangiare un giocare. Ma perché la salta? Questo che la salta. Si possa essere giocatore decisivo oggi. Direi che Andreva. Vai. Gli permette di giocare in qualsiasi posizione del centrocampo. Subito. Ma io lo preferisco di perché ti ha tirato via? Quando riesce a dare sempre intensità alla sua azione offensiva. Vabbè, scherzo. Crossa da qualsiasi posizione. Golfiore, perché già perdo? Ma senza dubbio. Era mia che mi che già perdi? Stai a giocare? Cioè, perché io ho segnato secondo te? Ha capito. Anzi, stai a giocare meglio tu che io. Va. Oh. Ti stai pure lamentando. Il primo tiro l'hai fatto tu. Sembrava un capito, però. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Tranquillo. Perché? Perché la passata a tizio brutto? No! Qui deve tirare. Che te che tiori. Volevi? Vabbè, non t'ho segnato. Prova a passare la difesa scavalcando la colpa. Che tiraccio, una svirgolata. Una svirgolata. Grande giocata. Si è salvato la Siria, sì. Stanno tenendo un gran sì, ritmo a sinistra. Di questo possono essere contenti, ma poi devono concretizzare di più. Palla giocata in profondità. C'è Spada. Marco Verratti prova la giocata. Sergio Ramos. Meglio online, ha la possibilità di andare verso la porta. Perché? Darmian. Cosa abbiamo fatto? Allarga sulla fascia. Candreva. Andiamo fuori il gioco, sì. Vera. Sta alla grande. Fuori il gioco ci sta. Ci sta tutto. Vai. Distanza dalla porta 83 metri. Vai. Decidendo di attivare nessuna delle due squadre deve essere riuscita a superare il portiere avversario. Il portiere dove vuole andare? Avevo visto Celeste. Cerca spazio, ci prova. Italia ha sprecato una grande occasione. Abbiamo seguito ancora, ma mi sa che il golletto se lo devo fare. No, il golletto lo devo fare a tutti i costi. Prova la giocata nello spazio. Occhio, può andare. Punizione! Non ho fatto niente! Sono corso sopra! Non è vicino! Sono corso sopra! Pirlo, dove se sta? Se la sente, fa bene a giocare Pirlo? Sì! Vai Pirlo, sei tutti noi! Mi metto un porta, mi aiuto! Vado, eh! Vai Pirlo! E grande! Ma come? Ma vieni! Papà! Tu hai... Praticamente gli hai fatto fare un rigore. Perché Pirlo. Purtroppo sì. Vogliamo vedere il play? Vediamo il play. Ho capito, ma lui sono stato là sopra. Hanno passato il cuore. Guarda come la distanza. Vedi, io mi sono messa. È impossibile la vita.
sopra la barriera. Guarda, guarda dove ero io, guarda dove ero. Ma guarda la palla di Pirlo, dritta dritta. Proprio il tiro di Pirlo, praticamente. No, vai. È perché tu hai cliccato X e ti ha tirato. Beh, giusto, ma devi saper tirare però la situazione, Pirlo. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Basta subito. Pirlo. Subito deve passare, Chiosa. Sono in tutte le zone del campo. Poi Pirlo. Prova a tipo, non posso fare tipo come in Tomb Raider, che prendo l'atto e muoio. Ti piacerebbe, Grazie. Volete che faccia parte che faccia? Sta da solo, non è possibile. Ottima copertura qui. Sta da solo, interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Bella serie di passaggi. Vuole la profondità. Stella Mati, cazzotti. No! Troppo piano, troppo piano. È lento, chi è lui? Sergio Ramos. Ed è. Ah, perché era stanco, era per il corpo. Lo so. Ottimo intervento. Vai benissimo, Ederre. Vai a due all'ora. Ma sei stanco. Ancora un ottimo intervento di difensivo. Lui ha fatto un allenamento sudo. Sudo. Pirlo. Allenamento sudo. Cerca spazio. E è morto. Attentato l'azione personale, passavo. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Boom. Magari ci riproverà ancora. Che paradona! All'angolo un gol praticamente già fatto. E di sotto c'è il fallo di Paressa. Devono fare molta attenzione su calci. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Riceve il passaggio. Boom. Buona la conclusione. Dobbiamo piano, dai. Sergio Busquets. C'è la verticalizzazione. Molta cautela ha tirato. Tira prima! Bonucci. Ma perché non lo prendere così? Esistono due passaggi di prima, Chiellini. Parolo. Aia. Sergio Ramos. Morire. Tutti subito. Che? Okay. La palla io non te la riprendo perché passi su illuminazione. Meno che non faccio il pressing. Tu sbagli il passaggio come in questo caso. In questo caso anche. Tu non se ne va dietro il tizio dell'Italia e è handicappato numero uno. Perché non lo so, perché se guardo che sta avanti non devi andare avanti con questo portiere. Che golasso, chi hai detto? Sai. Ho fatto un tiro a giro per scavalcare il portiere. Ma tu li sei fai il giro, ma io non gioco. Vogliamo rivedere? Ecco qua. No, salta. No! Se no, bravo! Cioè, ovviamente, non ha giocato mai tipo una commedia. Sì, ma almeno siamo pari. Certo, sei troppo forte. Tu se fosse. Ma tu sei forte, ma. Il tiro a giro, dove lo faccio? Come faccio per tiro a giro? Ma dove? Hai fatto la finta. Come non lo so, tutti da questi indietro. Prendi il passaggio e poi. O il tiro e poi subito il passaggio. Vedi tu tipo lo sapevi, io no. Io avevo cliccato casi a caso perché ero arrabbiata. Ho giocato nello spazio. E non arrabbiate lo stesso. Primo tempo che finisce. Bravissima! 2-0 dopo la fine di così si scoprono. Comunque il primo tempo è finito. Siete 2-0. Vuoi fare lo schema di gioco? No. O inizia. Io poi verso il 65esimo campo. Partite. E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Guardalo. Tu devi pressare, se tu pressi con la A, Jordi Alba. Tu pressi con la A. Di passaggi. Pressi. In questa azione. Quando io gioco la palla che mi sa. Forse cercavano lo spazio per affrontare, però non l'hanno trovato. Come ho fatto a mettere una pizzetta? Vai Fritz, aiutami! Tu direzioni col Giovanna? Attenta! Allontana il pericolo! Non tiro domani! E qui c'è messo la freccetta vedete dove indicava? Mi piace l'angolo! Ma ti
Pirlo mi vendicava di là! Io sono andata di là! Pirlo! Che crudeli! Ecco perché! Ma io pensavo che... No, guarda, la freccia indica, guarda! Io pensavo che era la porta tua, quindi guarda la freccia, vedi? Ma se non c'era nessuno lo stesso! Vedi dove indica la freccia, il passo? Vedi? Non ti ha passato a te che il passo passa! Eh no! Quello è manuale, il passaggio manuale! Oh mio Dio! Niente da fare, non passa! Se metto la freccia là, ti tira là, vedi? Ma poi pensavo che ti indicava dove dovevi tirare! Dove tiri, No, ti aiutava! Vedi? Pensavo se lo tirava, questo era un gol sicuro, però ho fatto con la freccia e sbagliato. Certo, non sarà così. Sto parlando con la freccia. Pensavo che aiutassi davanti alla porta così. No, ti aiuta a vedere la direzione dove va la palla, dove vuoi tirare, vedi? Ottima accelerazione sulla sinistra. Dove sta la freccia di, vedi? Ciao. Era gol. Vai. Provaci. Clicco. La gioca a sinistra. L'arbitro fuori gioco. Operazione. Favi. Ci metto tutta la buona volontà. Non far finta di niente. A insegnare. Candreva. Non supera il dribbling. Come hai fatto qua? Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Vediamo se riesco a fare un colpo di testa. Che gol al volo! È caduta. Si è abbandonata a se stessa. Così guarda che gol al volo che abbiamo fatto. Che ho fatto? E chi è che mi ha ucciso? No dai, grande. Chi è che mi ha ucciso? Grande Andrea Pirlo. È un mito. Pirlo mi sta uccidendo stasera. Ha fatto pure cascare. È un mito Pirlo. Ha fatto pure cascare. Devi vedere il gol, eh? Aspetta. Posto perfetto, cavolo. A mezza altezza, diciamo, ma. E Pirlo. No, è alto il cross, non a mezza altezza. Però Pirlo ha preso il volo, cavolo. Boom. E quando la prendevo? Ma se manco l'ha presa! E come va a prendere la volo così? No, ma se manco l'ha presa Pirlo, se l'ha passato il piede! Vabbè, quello è un bug del gioco. Ma no! Tu devi tirare sempre verso la sinistra, Altrimenti tu ti vai a segnare. Prima quello che ho fatto, la freccetta, pensavo che mi dicesse cose giuste. Il quarto gol. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere. Dai, pallonetto. Grazie, portiere. Sei stata fortunata. Fortunatissima. Pedro. Grazie, prego, scusi, vai. Prova a verticalizzare. Centrocampo inesistente. Pedro. Vai, attacca. Perché? No. Perché mi fanno così? Perché? No, che deluso, cioè, in questi momenti il giocatore è così scemo. Mi viene da abbandonare tutto, ti ripai a cagare. Perché? È davvero una bella serie di passaggi questa. Muore! Papà! Fammici provare almeno! Un po' di compassione per una persona che non sa giocare! Oh. Un po' di compassione! Oh, che errore! Muori di fame! Ma poi sta buffone! Sono caduta, mi ha fatto partito! Aia, dai, abitino! Ottimo intervento di copertura! Ma tu dormi! Ma Pirlo, da te! Calcio di culo. Ok, questo frangente io metterei davanti un'altra attaccata. Perché così ti faccio altri due lunghetti. Semplici, belli. Ok, ci siamo? Si stanno stancando quasi tutti. Allora. Iniesta perché è bravo! Per lei invece di Zaza. Cioè Zaza mi invece un po' su di. Per lei? E Eder, mettiamo Ciro Immobile. Ok? Poi farei un'altra cosa io. Ho cambiato Eder con Immobile. No. El Shaarawy lo mettiamo qua.
e li mettiamo come seconda punta. Devo fare il gol. Mi dispiace per te. Tu portiere bravo, aspetta. No, mandiamo Casillas. Io avrei messo De Gea sinceramente che Casillas. È più bravo questo è 86. E questo 80. C'è più esperienza, vabbè, però. Non so capire. Io avrei messo questo chi è? Anche se. Chi è sto tizio brutto? Entriamo a posto di quello, ormai. Ormai è fatta, dai. Devo averci le speranze. Perché non cambia? Guarda. Perché già ne cambia di tre. No. Che vuoi? Ma Fabri si sta stancando, Fabri. Fabregas. Vai, ok, vai, io sto a posto. Sono Fabri. Vai. Povero Fabri. Fabri Fibra, va a fare Fabri Fibra. Se sicuro si sta a morire, non lo cambia. Perché già ne cambia di tre. Ok, ci sei? Finalmente Zazza. Oh, dritto al Zazza, cerca spazio, colpisce. Ti ricordo che Zazza è potentissimo. Io ce l'ho, naturalmente la mia squadra preferita del cuore, la Juventus. E Zazza mi ha dato molte soddisfazioni. Io? Online. Io ti vedo. Online molte soddisfazioni. Perché si è tirato su nessuno l'ha toccata? Nessuno l'ha toccata. Dove ti ha fatto toccare la stessa cosa? Pirlo! Gran tiro di Pirlo. Dove va Casillas? Fuori gioco. Bene! De Gea, o De Gea quello? De Gea, o De Gea? Ah, Casillas, non ha cambiato più il partito, vai. No, perché io sei più avanti. Vai, no. Perché non lo potuto cambiare, vai. Questo pellicano da steccato perché l'ha lasciata Iniesta. Grazie, ma l'ha lasciata passare la difesa scavalcando la colpa. No, avete visto chiaramente che l'ha lasciata Iniesta, cioè pure era da solo, occasione elegante. Se ci stiamo fatto no, io voglio andare Zazza a casa sua, voglio andare a casa sua perché lui Iniesta. Pallone intercettato, non di avevo segnato lì, no. L'azione poteva sì, diventare davvero pericolosa, fammici provare, cioè Azpilicueta. Perché c'erano i bigi sanguinetti contro i due personaggi insieme? Io Bonucci. Perché si possono controllare. Visto? Palla larga in profondità. No! Giocatore al di là della linea difensiva. Un splendere gioco di passaggio, guarda per poco quello. Porca miseria. Gian Paolo Pirlo. No. Daniel Carvajal. Azpilicueta. Però Gian Paolo Pirlo è forte. Marco Verratti. O Andrea Pirlo. No. No, la rilassi, quella rilassi. La presa. La mette sulla sinistra. Vai, però ci vai, fammi vedere che sai fare. Vai, va. Ti lascio fare. Vai. Voglio vedere che sai fare. Va. Corner. Tu non ci metti avanti. Io so far cross. Tu te ci metti. Sì. Vai. È forte, tu te ci metti. Non ho detto tutti i minuti. Stai parlando spagnolo? ormai sono abituato con le serie. Con Alessandra. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. E l'arbitro dice che può bastare. Abbiamo ammirato una squadra in grande condizioni, in grande salute, non c'è mai stato un dubbio. La partita è stata troppo proprio per via centrali, mettendo gli avversari troppo in grande difficoltà. Allora, vediamo un po'. Gol segnati 0-3. Grazie anche Lo stesso di palla però 52% contro il 48%. I tiri sono 16. Tu ne hai fatto uno solo. Tre fuori, tre falli, ok. Calci d'angolo 3 e 1.
posizioni 3 e 3, di cui una a segno. Poi cross, vabbè, passaggi completati, però 78%, bravo. Più dite, cross, 1, più dite. Le scivolate 6-3, le parate 10 le tue, 2 le mie. 2, va. Io ho parlato di cosa... più. Io ho parlato di più, ho fatto bene. Però ci siamo divertiti, dai. Comunque, allora, comunque, approfitto di questo fine cavolfiorato. Per di cosa? Salutare lui che me l'hai detto. Ah, giusto. Giusto. Allora, sì. Saluto Kit the Big. Ma un bacione. Un bacione. Ero papaghina. Ok. Beh, niente. Mi hai deluso ancora. Per questo episodio? Mi hai deluso ancora una volta. Ma non ce la puoi fare, non ti posso far vincere. Io ti vedo. Non ti posso far vincere. Quindi se superiamo i 100.000 mi piace. Vabbè, 150.000 mi piace. Faremo un altro video in cui Aurora, nelle vesti di Fantasy Craft, si spalma il formaggino sulla faccia. Si spalma il formaggino mio tutto dei sul bambini naso. Tutto sul naso. Tutto sulla faccia. Se raggiungiamo i 100.000 mi piace. Se raggiungeremo i 100.000 mi piace, appunto, ti spalmerà il formaggino mio anche sopra gli occhi. E poi è butto dalla finestra perché non ci vedo. Ah, ok. A 100.000 mi piace, però a 100.000 mi piace. A 100.000, sì. Okay. Quindi dite a tutti i vostri amici di mettere dislike. A me non ci proviamo. Vabbè, no, ragazzi, veramente sarei molto felice se condividete i miei video con i vostri amici, almeno se posso, se ci riesco, io spero che ci riesco anche a voi di strapparvi un sorriso, anche in compagnia di mio padre che è ciao, pazzo, quindi ci sta. Poi a voi non vi costa niente. Anche un like, anche mettere un like non mi costa niente. O iscriversi al canale. A voi non costa niente e a me mi fate felice, perché sembra niente, sembra una cavolata, però non lo è. Che il supporto vale tanto. E beh. Comunque, io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Ciao a tutti! Ciao.